Ed eccoci qui, ragazzi e ragazze, come sempre in compagnia del vostro Diablotex. Allora, possiamo continuare con questa bellissima collaborazione con Playon Italia. Ringrazio come sempre tutto lo staff di Playon Italia per avermi gentilmente concesso di portare Persona 3 Reload in versione PlayStation 5 sul mio canale YouTube. Ringrazio Alessandra di Playon Italia per avermi gentilmente inviato un codice di Persona 3 Reload in versione PlayStation 5. Ringrazio Atlus, tutti gli iscritti, ma anche i non iscritti che mi seguono. Allora, io qui, ragazzi, ho fatto un po' di farming, diciamo che ho livellato un po', però adesso vediamo un attimino degli oggetti per recuperare magari un po' di non di HP, ma di punti, ovviamente, magia, perché altrimenti come faremo poi se gli SP, insomma, se serviranno per... Allora, vediamo un attimino. Bene, qui abbiamo fatto tutto e adesso si prosegue verso... Eravamo arrivati al 28esimo piano, se non sbaglio, sì. Quindi riprenderemo dal 28esimo piano, ragazzi, e vediamo un po' cosa ne verrà fuori, cosa bisognerà fare. Eravamo arrivati qui, da qui si riparte, come si può ben vedere. Non siamo andati oltre, quindi io nel frattempo ho livellato un po' dal 21esimo fino al 28esimo piano e adesso... In vostra compagnia andremo avanti e vediamo un po' cosa... Allora, qui ci sono dei nemici un po' potenti, sembrerebbe. Il territorio nemico si trova più avanti. Sei pronto alla battaglia? Ovvio che sono pronto. Sono nato pronto. Poi non so di che... Se non hai intenzione di spostarti, ci penseremo noi. Ovviamente noi siamo pronti alla battaglia, quindi non è un problema. Vediamo un po' con l'attacco fisico. L'attacco fisico, insomma, però... Però l'abbiamo buttato giù, ragazzi, L'abbiamo buttato giù, ma il problema è che sono in tre loro, quindi dobbiamo stare veramente molto in guardia sulla questione. Quindi vediamo un po'. Vediamo un po' qui cosa fa. Vediamo un po' se riusciamo a togliere un po' di vitalità qui. Resiste, quindi è resistente a quell'attacco magico. È resistente. Allora, vediamo un attimino se invece... vediamo se questo va meglio. Insomma. Insomma. Non va tanto bene, quindi... Diamo un'occhiatina qui, No, il fuoco non credo che sia la cosa giusta da fare. Vediamo un po' qui. Già così va qualcosina. Va qualcosina meglio. Allora, ripristiniamo un po' gli HP del gruppo, perché comunque abbiamo due dei nostri protagonisti che non sono messi benissimo, del nostro team, diciamo. Ok. Riproviamo. Ottimo. Qui, ragazzi, bisogna livellare e non poco, E non poco. Assolutamente non poco. Oggetti, no, allora, persona, vediamo un attimino. Un piccolo ripristino, un 30%, diciamo, Un 30%, ragazzi, che... Insomma... Non è molto... Però... Vai, ripristiniamo un po' tutto il gruppo. Però di questo passo non attacchiamo molto e quindi non si conclude... In breve tempo la battaglia. Vediamo un attimino. Allora, il suo attacco fisico non devo usarlo più, almeno contro di questo nemico, ma proveremo. Sì, vabbè, se manchiamo anche gli attacchi, allora... E allora è finita. La battaglia, allora, di questo passo è compromessa, ragazzi. È compromessa. Vediamo un attimo.
No, qui non vado di attacco fisico, ragazzi. Almeno contro... Vediamo il danno da ghiaccio come va qui, Questo, ecco, questo potrebbe andare bene, ragazzi. Ho detto io. L'ho detto io che sarebbe andato abbastanza bene. Adesso... Dai, se lo buttiamo giù, ragazzi, sarà una favola poi continuare. Allora, no, basta. Non col... Mamma mia, ragazzi, però qui... Diamogli il colpo di grazia, su. Diamogli il colpo di grazia, andato. Proviamo qui. Riproviamo anche qui, ottimo. Però adesso lei è in difficoltà, Ok. Stiamo buoni un po' tutti. No, ma tanto credo che la battaglia la porteremo a termine con una fantomatica vittoria. Quindi stiamo tranquilli. Non mettiamo in gioco l'agitazione, altrimenti poi qui la situazione veramente non va affatto bene. Non va affatto bene, ragazzi. Stiamo calmi, stiamo buoni. Ok, è debole all'attacco con arco e frecce. Ecco, questa è una cosa molto, molto interessante. Via, questo l'abbiamo mandato giù. Ottimo. Però adesso io recupero un po' di vita per tutto il gruppo, perché altrimenti le cose vanno abbastanza... Non vanno tanto per la quale, diciamo, ecco. Non vanno tanto per la quale. Ah, ok, ora... Vai adesso. Vai adesso. Adesso mi piace questo attacco. Adesso mi piace. E beh, ditemi che la battaglia è finita, ragazzi. 1970 punti esperienza. Quasi 2000 punti esperienza. Allora, qui ha raggiunto il grado massimo di... Ho acquisito tutte le abilità. Abbiamo vinto, a quanto pare. A ogni nuova area ci aspettano nemici più potenti. Presto tornerà anche a... Ok, possiamo sempre ricominciare quando sarà di nuovo dei nostri. Non vedo l'ora che entri in scena Sanada-san. Ok, così saremo un gruppo da 4. Lo standard dei GDR. Ok. Junpei Quest, la leggenda di Junpei e della Torre Misteriosa. Ora andiamo, compagni e compagne. Ok. Non devi andare in giro dove ti pare. Non hai imparato la lezione? Devi usare la testa. Abbiamo bisogno di te. Giustamente. Che vuoi dire? Uso sempre la testa. Se è così, non c'è ragione di preoccuparsi per i tuoi studi? Beh, a tal proposito... E si mette a ridere, giustamente. Prode Cavaliere Christian, partiamo senza indugio. Recuperiamo vita, perché io adesso qui sinceramente non so. Allora, la mappa continua qui, però abbiamo diverse zone dove andare al momento. Vediamo un po'. Vai, apriamo anche questo forziere. Cosa mi dai di buono? Va bene, apriamo questa cassa per vedere cosa contiene. Siamo nell'ora buia, ragazzi. Ma che bello. Siamo nell'ora buia. 29esimo piano. Qui più si sale, più sarà peggio. Avete già avuto a che fare con le alterazioni di stato? Potete provare a indebolire i nemici potenti con le alterazioni di stato. Per esempio, con angoscia potete ridurre il loro attacco, mentre con confusione potete renderli passivi. Scegliete le tattiche più adatte in base alla situazione. È stato aggiunto il tutorial all'alterazione di stato. Ah, ok. Comunque, siamo al piano 29. Non è che abbiamo fatto granché, ragazzi. 29 piani, ma io credo che ne saranno molti, molti di più, Non so quanti piani potrebbero essere, ma comunque... allora, vediamo un attimino qui. Allora, vabbè, sono nemici che abbiamo tranquillamente già affrontato, quindi non credo sia un problema buttarli giù, però poi dipende anche dal... se subiremo molti attacchi oppure... Bisogna un attimino capire adesso la questione. Bisogna un attimino
capire in che modo proseguire. Sì. Vediamo un po'. Comunque qui con gli attacchi fisici va veramente benissimo dal mio punto di vista. Poi insomma, eccellente, ok. Resistiamo anche abbastanza, via. Ecco, con l'arco non fa molto danno, però insomma la possiamo comunque gestire la battaglia. Allora, abbiamo vinto, sì, così si dice in giro, 105 punti esperienza. Ok. Andiamo avanti, adesso non so se la direzione giusta è questa o l'altra, comunque gireremo tutta la mappa. Ok, da qui si sale, quindi si va al piano numero 30, trentesimo piano, ragazzi, ma che bello. Ma che bello, ma io vado prima da questa direzione. Sì, perché non vorrei tralasciare nulla, se permettete, insomma. Orecchini, pugni, fermi tutti. Andiamo subito ad equipaggiare, vediamo un po'. Magari gli orecchini potrebbero essere... Di chi sono? Ah, ok. Fermi tutti allora, eh. Vabbè, al momento lasciamo tutto così, ragazzi. Poi più avanti vediamo. Poi più avanti daremo un'occhiata. Ok, possiamo andare al trentesimo piano. Abbiamo avuto pochi scontri in questa, nel ventinovesimo piano, insomma. Vabbè, andiamo. Tanto qui ogni piano che si sale è un'incognita, ragazzi, quindi dobbiamo star buoni, tranquilli, perché... Un attimo, questo piano rileva un segnale nemico insolito. Fate attenzione. Un nemico insolito. Credo che sia arrivato il punto di livellare un altro po', forse. Vabbè, comunque. Comunque. Non è detto che poi sia un nemico troppo... forte o giù di lì, insomma. Lo staremo comunque a vedere. Allora, con il suo attacco fisico va più che bene. Vediamo. Vediamo. Arco e frecce. Colpisce anche molto bene. Sinceramente non me lo sarei aspettato. E uno l'abbiamo mandato giù, ragazzi. Almeno uno l'abbiamo mandato giù. Poi vediamo il resto. Vediamo un po'. Allora, arco e frecce contro questo nemico non credo sia l'ideale, perché abbiamo visto che ha una resistenza abbastanza. Quindi ora faremo in questo modo e colpiremo con gli attacchi fisici con gli altri due. Non vedo l'ora comunque di arrivare ad essere in 4 nel team, perché un attacco in più, ragazzi, fa veramente comodo, eh. Fa veramente comodo. Allora, vediamo un po' la mano arcana. Ok. Vai, ripristiniamo gli HP. Ripristiniamo, ok, livello 13, vai, si sale di livello. Salire di livello è sempre molto molto bello ed entusiasmante, sì. Ha il suo fascino salire di livello, eh. Ha realmente il suo fascino, ragazzi. Dal mio punto di vista, tanto. Vediamo un po', ok. Aspetta. C'è un nemico nei paraggi, ma... Ma non so, mi fermi. È un altro livello, è su un altro livello. È molto diversa dalle normali ombre in quest'area. Sarà uno scontro arduo. Se non ne sei sicuro, allora non entrare in combattimento. Ombre formidabili. Mentre esplori il Tartaro, potresti imbatterti nelle rare ombre formidabili. Ok. Sconfiggendole otterrai ricompense più ricche del solito, ma preparati a uno scontro impegnativo e cerca di non diventare la preda. Ma dai, ragazzi, proviamo. Poi magari riusciremo, non riusciremo. Comunque, proviamo. Vediamo un attimino, eh. Dobbiamo scoprire. Mm.
devo vedere a cosa è debole, capito ragazzi? Vediamo un attimo. Voglio un attimino capire a cosa potrebbe essere debole. E poi voglio provare anche gli attacchi fisici. Giustamente. Mamma mia, è tosta, ragazzi. È tosta. No, siamo morti. Siamo morti. Siamo morti. Vediamo. Ok. Ma non posso. Ok. Non posso affrontarlo, ragazzi, eh. Non posso affrontarlo. No. È un po' prestino, secondo me, per affrontarlo, eh. È veramente un po'. Siamo morti. Non possiamo affrontarlo, no, assolutamente non possiamo. Non possiamo. Allora, vediamo un po'. La morte non caccia all'insaputa della preda. Tutti sanno che è lì ad attendere. Anche se la vita non è che un viaggio verso la tomba, non va intrapreso senza speranza. Solo così la storia di chi viaggia verrà tramandata e custodita da quanti hanno dovuto dire addio. Ma ahimè, la vita di quei... Vabbè, alla fine vediamo un po' cosa succede. No. Torniamo all'ingresso del Tartaro. E ragazzi, non siamo ancora pronti in pratica per affrontare quello lì. Quindi, ma comunque a che piano siamo arrivati? Vediamo un po'. Ok, non dobbiamo riprendere dal 28esimo piano. Qui eravamo arrivati al 30esimo. Ragazzi, qui bisogna livellare un altro po', quindi al momento... Ah, cos'è? Un punto esclamativo. Vediamo un attimo. C'è qualcosa che posso fare per te? Forse abbiamo... Sì. Grazie per il tuo supporto, ecco la tua ricompensa. Ok. Allora ragazzi, ripartiremo dal 30esimo piano, perché siamo arrivati al 30esimo piano, quindi... Non importa, ok. Adesso usciremo dal Tartaro. Perché, allora, hai finito per oggi? Sì, per oggi possiamo chiuderla qui. Possiamo chiuderla letteralmente qui, ragazzi. Abbiamo fatto tanto, vabbè, tanto. Abbiamo capito che quell'ombra non possiamo ancora sconfiggerla, quindi... Come va, Coso? Un'altra gloriosa giornata con la nostra vecchia amica? La mancanza di sonno. L'altro giorno, però, è stato pazzesco. Non sono mai stato così elettrizzato in tutta la mia vita. Non credi che le cose si stiano facendo più entusiasmanti di recente? Bah, un po'. Un po'. Non dirlo a me. Beh, ci mancherebbe. Praticamente abbiamo vinto la battaglia e salvato la città dall'annientamento totale. Non è grandioso? Bah, grandioso. Diciamo che ci siamo divertiti, però... Secondo me, ragazzi, dobbiamo essere in quattro. Di sicuro ricorderete tutti che gli esami intermedi iniziano lunedì prossimo. Se avete fatto attenzione in classe e studiato volta per volta, non avrete problemi. Soprattutto chi dorme durante le lezioni, preparatevi bene a casa. Capito? Beh, se volete buttare agli ortiche la vostra vita pur di poltrire la scuola, fate pure. Chi sono io per impedirvelo? Sembra che sarà piuttosto lunga. Ho sonno. Chiudo gli occhi per qualche minuto. Resta sveglio. Ai miei tempi la società non godeva neanche lontanamente della ricchezza che abbiamo oggi. Ecco perché ci siamo spaccati la schiena per anni. Per migliorare le vostre vite. Beh, voi giovani potete dire lo stesso? A mio modo di vedere, abbiamo ottenuto la ricchezza materiale della società sacrificando quella spirituale. Al contrario, in Isemo, vabbè, Monogatari, vabbè. Sono rimasto sveglio per ascoltare la lezione. Quindi sono stato bravo. Sono stato abbastanza bravo. Vai, sapere aumenta di livello 2. Che bello. Resto sveglio ogni tanto, quindi va bene. Va più che bene.
Per oggi le lezioni sono finite, ma ci sarà qualcosa da fare. Vediamo un po' la mappa. In generale, ovviamente. Vediamo un po' la mappa. In generale. Allora. Ok. Me ne vado un po', ragazzi, al santuario. Vediamo cosa abbiamo da fare. Allora, abbiamo anche della posta. Messaggi. Vediamo un attimino. Abbiamo un nuovo panino. Hai provato il nuovo panino con gli ingredienti segreti? Inoltre, le nostre patatine adesso sono ancora più saporite. Vi aspettiamo. Panatroccoli, ok. Ricette segrete con ingredienti misteriosi. Avete il fegato per mangiare da... Bah, ci possiamo... È una pubblicità di fast food? Dovrei andarci. Andiamo, ragazzi. Vado ad assaporare del cibo nuovo. Proviamo, eh. Allora, usare i negozi in città. Potrai anche usufruire dei servizi offerti da varie strutture della città. Ma così facendo il tempo passerà. Beh, giustamente. Molte attività aumentano sapere, fascino o coraggio. L'aumento delle statistiche può aiutarti a stringere nuovi legami. Mystery Burger, 1000 yen, ricetta segreta. Mangiare l'hamburger potrebbe aiutarmi ad acquisire coraggio. Ok, mangiare un boccone da Wild Duck Burger aumenterà il tuo valore di coraggio. Così facendo il tempo passerà. Dovrei passare la giornata qui? Ovvio. Mangerò qui, ragazzi. 1000 crediti. 1000... Dai, li possiamo... Ho deciso di provare il nuovo hamburger. Un tizio del personale mi ha guardato con espressione mortificata prima di voltarsi. Con un pizzico di disagio sono riuscito a finire tutto. Va bene. Però un po' di coraggio, eh. Un po' di coraggio ci vuole, ragazzi. Il sapere, il coraggio. Bisogna avere un po' di tutto. Dal mio punto di vista. Kimika. Bentornato. Sembra che qualcosa non funzioni bene nella sala di comando. Potresti dare un'occhiata? Non ci vorrà molto. Ho chiesto anche ad Akiko. Akiko. O Ashi, vabbè, chiamato come volete, Lori. Ma non sembrava che ne avessero molta voglia. Non è urgentissimo, puoi farlo quando hai tempo, grazie. No, no, ma io vado subito a dare un'occhiata, ci mancherebbe. Se occorre una mano, vado. Dovrebbe essere l'ultimo piano. Dovrebbe. Vediamo un po'. Sala di comando, ok. È qui. Ripostiglio. La porta è ben chiusa, ok. Dovrei controllare cosa? È una console di comando. La telecamera di sorveglianza sembra essersi accesa da sola e aver registrato un video. Dovrei guardare la registrazione video? Guardiamo il video per capire cosa sia successo, ragazzi. Altrimenti non possiamo. 10 maggio 2009, ore 1:23, riproduzione in corso. Ok. E la sala di comando? Scrive qualcosa. だが 今回の勝利は偶然に味方された要素が大きい。特に最後、運転台の操作を誤っていれば、あれだけで命に関わったに違いない。シャドウが集団で機械を乗っ取るという前例のない行動。モーター。モーターが壊れてモーター。どうしたんだ、今日は冴えてるぞ。メモ、メモっと。 ちゃんと歩道を歩きましょう。車道は大変危険です。本題からだいぶそれたところで乗ってきてしまったが、まあよし。そうだ、書き溜めておいて今度みんなが集まった時に全弾発射だ。靴下を発掘した。<笑>
もはや作戦と何の関係もないね。 それからと。 La registrazione termina qui. Purtroppo sì, ragazzi. E quindi? Ora cosa dovrei fare? È finita qui? Non ci sono... Dovrei guardare un vecchio video? Non adesso. Non mi interessa un vecchio video, ragazzi. L'abbiamo già visto. Cosa me ne dovrò fare? Nulla. A questo punto... Vediamo un po' se abbiamo qualcosa da fare nella mappa della città, eh? Sì, sembrerebbe che qui abbiamo qualcosa da fare. Non so cosa di preciso, però andiamo a controllare. Andiamo a dare un'occhiata. Daremo un'occhiatina, poi magari dobbiamo andare qui. No. Allora, questo che il negozio è? Stazione di polizia. Ok, non credo sia quello che mi interessi. Vediamo un po'. Qui non credo possiamo andare. Ok. Cantare a squarciagola da solo potrebbe aiutarmi ad acquisire coraggio. Cantare da soli al mandragora farà aumentare il tuo valore di coraggio. Così facendo il tempo passerà. Dovrei passare la serata qui? Non adesso. Assolutamente no. Vediamo un attimino qui. Sento un'aria di maturità provenire dalla porta socchiusa. Proprio non ho il coraggio di entrare nel club. Con almeno comune come valore di coraggio potrei provare ad entrare. E allora non se ne parla. E allora, ragazzi, per il momento non se ne parla. Andremo a andrò a dormire, sì. Me ne vado bello nella mia stanza. Che dovrebbe essere qui se non erro. E infatti, così recupereremo un po' di forze, credo. Riposiamo, dovrei andare a letto per oggi, certo, vai a letto, riposati perché abbiamo combattuto abbastanza e le abbiamo anche prese sui denti purtroppo, quindi il riposo è la miglior cosa da fare. Ah, bene, adesso? Sai, noi due non abbiamo mai passato del tempo insieme, sembra un buon momento per una pausa, quindi ti va di divertirci un po'? Mi fermo nei pressi della classe, fammi sapere se ti va. Junpei chiede se possiamo uscire. Forse dovrei vedermi con lui dopo la scuola. Episodi collegati. Di tanto in tanto gli amici potrebbero contattarti per uscire insieme. Accettando gli inviti e passando del tempo con gli amici, puoi stringere legami più forti al di fuori delle affinità sociali. Accettando un invito potresti sbloccare quello successivo, cogli le opportunità offerte da eventi simili. Rifiutando gli inviti o ignorando le relazioni, rischi di ostacolarne la crescita. Dimostra agli amici quando sono importanti per te e passa del tempo con loro. Si può fare. Si può fare. Giorno, sentito le notizie? Negli ultimi giorni i nuovi casi di sindrome apatica sono diminuiti. La senpai dice che probabilmente è perché abbiamo sconfitto quell'ombra. Bah. In tal caso abbiamo fatto un ottimo lavoro. Ci siamo impegnati molto. Sono felice che abbiamo portato a termine la missione. Però non possiamo ancora festeggiare, dato che la prossima settimana abbiamo gli esami intermedi. Speriamo che non succeda niente fino alla fine degli esami. A proposito, Junpei mi ha detto una cosa. Pare che Kirijo Senpai ci darà un premio se prenderemo bei voti, ma scommetto che i suoi standard sono così alti che non avremo nulla se non finiremo tra i primi 10. Credo che sarà complessa, ragazzi. Dopo scuola abbiamo già un appuntamento, vi ricordo. Abbiamo già un appuntamento. Sembra che Junpei voglia uscire. Dovrei incontrarmi con lui? Ovvio.
meglio raggiungere Junpei. Beh sì ragazzi, abbiamo promesso, mi sembra giusto e corretto. Ehi, eccoti, sei di ritorno? Andiamo in sala giochi, ti avevo mandato un messaggio, no? Junpei mi ha invitato con lui, potrebbe essere un'ottima occasione per conoscerlo meglio. Dovrei passare del tempo con Junpei dopo la scuola? Vai, passiamo del tempo con lui. Ottimo, andiamo. Secondo te potremmo imparare qualche nuova mossa di questi, da questi picchiaduro? Immagina se avessimo... Ah, ok.俺たちの力って心の力とかいう話じゃん。だったらやっぱ漫画とかゲームとか参考になると思うんだよね。ああいうヒーローを見てるとさ、気分上がるし、イメージ湧くだろう。ああ、でもいつか逆に俺らの活躍がゲームになったりしてな。前もほら、大勢助けたじゃんか、モノレールのやつ。あの時とか 大活躍だったろ。あの危機一髪からの生還、映画のクライマックスっぽかったよな。美味しいとこは割とお前だったけどよ。ああ、前はさ、ちょっとばかし手間取ったけど、今度大物出たら俺マジ活躍するから。 Certo, come no. ほれ、割と真剣に頑張りたくってさ、力に目覚めて使命ができて、いいきっかけになったってか、こういうの待ってたっていうかさ、俺の青春やっと動き出した。 みたいな感じすんだよね。だからまあ、お前にはまだまだ負けねえって話よ。のんきに構えてるとすぐにリーダー交代だからな。じゃあまあ、だべってばっかないで対戦でもするか。次の大物の前にまず、ここが俺とお前の大一番だ。 Fatti sotto, giustamente. Preparati a morire, ma dove? Me ne sono andato dopo una partita con Junpei. La forza di Hermes, la persona di Junpei, è aumentata di 3. Fantastico. Però magari avrei voluto vedere come è andato lo scontro. Ma non è stato possibile questo. Vabbè, comunque. Stavo giusto andando da una mia amica per prendere in prestito i suoi appunti. Devo studiare di più per gli esami intermedi, quindi oggi non posso andare nel Tartaro, scusa. Ma guardate un po', ragazzi, non si può andare nel Tartaro perché devono studiare. Vabbè, che soggetti comunque. Sono dei soggetti, comunque va bene così. Allora, faremo in questo modo. Anzi, andremo giustamente a riposare. Tanto non possono andare nel Tartaro, quindi andiamo a letto presto. Nessuno può venire con me, quindi non posso andare da solo nel Tartaro, oppure in due. Non credo sia la cosa migliore. Vediamo. Sento la gente che parla. Non ho studiato praticamente nulla per gli esami. A casa non riesco a concentrarmi. Se anche volessi andare a studiare altrove, non potrei perché sono al verde. Allora perché non vai in biblioteca? È un posto tranquillo ed è pieno di materiale utile. E poi è gratis. Sì, non hai tutti i torti. Potrei studiare lì. Vorrei tanto avere i soldi per il piatto prodigio da Wakatsu. Credi che sia vero? Che basta un boccone per diventare più intelligenti? O quanto i bigli ricchi? La prima campanella ha suonato. Va bene. Va bene. Siamo nel pomeriggio, ragazzi. Oggi parliamo della rotazione terrestre.
La Terra compie una rotazione completa ogni 24 ore. Dai, non addormentatevi, sarà basilare, ma è una premessa importante per il resto della lezione. Vediamo, Diablo Tex, ma perché viene sempre da me questo? Conosci Léon Fourbe? Era un fisico francese che condusse esperimenti sulla rotazione terrestre. Quale strumento usò nei suoi esperimenti? La clessidra, il pendolo, vai, il planisfero, vediamo un po'. No, era un pendolo. Il dispositivo che costruì prese il nome di pendolo di Fourbe, con riproduzioni in scala 1-1-1, ok, presenti in tutto il mondo. Vabbè, ho sbagliato. Voltate pagina. Ho un'applicazione, è un'applicazione, saltiamola. Un esperimento, ok. La risposta era sbagliata. Lo so. Si può sbagliare, ragazzi, non è che qui possiamo indovinare tutto. Per oggi le lezioni sono finite, nella biblioteca è possibile studiare. Potrebbe valere la pena portarsi avanti con gli esami della prossima settimana. Abbiamo della posta, vediamo un po'. Richiesta di un vecchio. Allora, ragazzi, faremo una cosa qui adesso al momento, Allora, il vostro Diablotex vi dà appuntamento con un prossimo episodio per quanto riguarda questa bellissima e nuovissima collaborazione con Playon Italia. Ringrazio come sempre tutto lo staff di Playon Italia per avermi gentilmente concesso di portare Persona 3 Reload in versione PlayStation 5 sul mio canale YouTube. Ringrazio Alessandra di Playon Italia per avermi gentilmente inviato un codice di Persona 3 Reload in versione PlayStation 5. Ringrazio Atlus, tutti gli iscritti, ma anche i non iscritti che mi seguono, ma che magari ogni tanto giù di lì passano sul mio canale per dare un po' di supporto. Vi ringrazio ovviamente di cuore come sempre a tutti. Vi ricordo che se vi farà piacere di lasciare un like, un commento, condividere il gameplay e di iscrivervi sul mio canale YouTube. Detto questo, il vostro Diablotex per il momento vi saluta, ma tornerò molto presto su Persona 3 Reload in collaborazione con Playon Italia. Grazie di cuore a tutti e appuntamento al prossimo gameplay. Ciao!